Il presidente della regione Gianni Chiodi, nella sua veste di commissario alla ricostruzione, ha firmato questa mattina all'emiciclo l'intesa per il piano di ricostruzione del comune di Barisciano. Alla firma erano presenti il sindaco della cittadina Francesco Di Paolo e il coordinatore della struttura tecnica di missione Gaetano Fontana. Un altro passo avanti nei progetti di ricostruzione a dimostrazione dello spirito di collaborazione tra la struttura commissariale e i comuni. Ritengo che quella che viene chiamata burocrazia, che può essere sempre ridotta, sia stata utilissima, perché a posteriori abbiamo visto che le richieste di contributo erano eccedenti quello che sarebbe stato giusto. Se voi considerate che la filiera nell'esame delle B, le C e delle E in pratica ha ritenuto non dovuti contributi per 420 milioni di euro. Stiamo parlando che in assenza di questo controllo attento avremmo speso fondi degli italiani superiori a quelli dovuti e sarebbe stato poi mancante magari per altre situazioni. Quindi purtroppo, visto questo atteggiamento che c'è stato, è abbastanza, era diciamo in qualche maniera plausibile, cioè, che avvenisse, ma certamente non è dignitoso. Lei capisce bene che la burocrazia diventa purtroppo necessaria. Devo dire che i cantieri si aprono non per grazia ricevuta, ma si aprono perché ci sono dei progetti, perché c'è un'attività di normazione, soprattutto sono i progetti. I progetti dovevano, per quanto riguarda lei, dovevano essere presentati il 31 agosto del 2011 e ricordatevi che in quell'epoca tutti quanti chiedevano ancora proroghe, 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 proroghe. Quindi non si può chiedere contestualmente la proroga e poi pretendere che il cantiere apra prima dei progetti, non si può fare. Quindi adesso che stanno arrivando i progetti e stanno arrivando anche i piani di ricostruzione, come si vede, noi li firmiamo. In questi giorni si è tanto parlato del modello Emilia, ancora in piena emergenza per il sisma delle scorse settimane. Chiodi però difende il modello Abruzzo, preso ad esempio proprio in Emilia. Ci hanno chiesto anche le convenzioni che abbiamo fatto per gli hotel e cose come, insomma, voglio dire, stanno sfruttando il know-how che noi abbiamo generato. Noi non avevamo un know-how da copiare, e invece i Mina stanno facendo questo e noi siamo contenti che ci guardano con una certa attenzione. Insomma, noi abbiamo avuto nel paese, nell'Italia e nel mondo una considerazione molto maggiore di quanto ci sia stata sul territorio, e questo mi sembra in un certo senso abbastanza normale, perché insomma, però insomma, dobbiamo tener conto che dobbiamo paragonare a quello che hanno avuto gli altri. Noi, quello che abbiamo avuto noi, non l'ha avuto nessuno. Anche per quanto riguarda le tasse, nel Marche e l'Umbria è stata una cosa ridicola rispetto a quello che abbiamo ottenuto noi, perché loro nelle Marche e l'Umbria avevano la tassazione, lo sconto sulle tasse da restituire, l'hanno avuto solamente i possessori di immobili produttivi gravemente danneggiati. Qui da noi l'hanno avuto tutti. Io queste cose non le dicevo prima perché avrebbe indebolito la nostra trattativa con il governo, ma adesso che dovremmo rivendicarlo con forza, però pare che non interessi a nessuno. Per noi poi abbiamo dato un'immagine pessima per motivi strumentali, elettoralistici, della ricostruzione nel paese, e quindi abbiamo un'immagine magari lamentosa degli aquilani, cosa che non è così, perché poi gli aquilani non lo voto tantissimo, hanno fatto una marea di progetti, perché no, enormi quantità di lavoro hanno fatto e si sono rimboccati le maniche. Noi, per motivi strumentali, il paese pensa che noi siamo delle mentosi che non fanno niente, invece gli emiliani sono persone poco lamentose e attive.